Ciao a tutti, sono Spiga98 e benvenuti in un nuovo video qui sul mio canale. Come vedete siamo su TechCraft, puntata 19, sì. Credo sia notte, quindi dobbiamo correre dove... Dead Point, quindi là dovrebbe esserci casa mia. Merda. Dobbiamo solo correre perché arrivo a casa, dormo e poi vediamo la Turtle che dovrebbe aver finito perché sono rimasto un casino... come si dice, piantato lì, insomma, anche perché il chunk loader non arriva sino lì. Ci ho provato e no, purtroppo. Torniamo dalla Turtle. Zack zack. Questo non mi ricordo se ha fatto qualcosa off camera, ma mi sembra di no. Comunque se l'ho fatta, ecco qui. No no no, ho fatto tutto con voi, mi ricordo. Funzionano alla grande, quindi yes. Ok, oh. Sì, non basta. Oddio! Non scoppiare, ti prego. Ti odio! Ma che palle assurde. Spero per te che non manchi. Ma porca di quella... Oh, massacrato come ti meriti, vaffanculo. Allora, in mano devo tenere questo, la spada, la prototype non mi... Vaffanculo. Questa non la dovrei portare, però la tengo così. Questa mi potrebbe servire, e poi il cibo. Benissimo. E le torce, perché senza torce non vivo. Modo, anche quel buco. Leviamo questa merda. Ah, sì, devo togliere... Questo. Ok, vediamo se ha finito. La risposta è sì. Ho dovuto dargli un po' di carburante perché l'aveva finito, però. E là, che cazzo. Non c'è un cazzo. Mi aspettavo di più, Tarto. No, no, mi aspettavo di più. Va bene, mettiamo un po' di terra. Facciamo così. Per evitare di perderlo. Oddio, stavo per cadere. Oh, ora mi sono stancato. Per sicurezza vediamo. Se c'è un label dovrebbe avercelo. Sì, bitch. Quindi qua mi dice figata. Muori, zaccola. Oh, sì. Facciamo così. Ci raccogliamo un po' di merda. Ma porca di quella trotta. Ok, passiamo da qui. Allora, ho abbassato il volume perché nella puntata scorsa non si sentiva niente. Spero che adesso vada meglio, però per sicurezza lo abbasso ancora un pochino. Perché ormai non mi fido più. Con le Cyrus, con Miley Cyrus non ci si rende conto di quanto è alto il volume. Vediamo se c'è... Sì. Ora vado a prendere l'altra parte della chest. La zoccola l'ho già raccolta. Ok. Tutto questo perché non ho abbastanza spazio nell'inventario, se no non mi sarebbe costato nulla prenderlo. Zac. Poi la copriremo come qua e come nell'altro fosso, bastardi di creeper. Comunque la trovata di questa casetta separata dalla mia è una genialata. Perché adesso ho il secondo piano, praticamente posso utilizzare per quello che voglio. Allora, facciamo così, ci prendiamo la cobblestone, per chi non sa come... come si faccia a trasportare tutti gli oggetti uguali, basta tenere premuto CTRL più SHIFT e nel tanto cliccare e prenderà tutti gli oggetti, cioè tipo, se io voglio prendere tutti gli item di dirt che sono presenti in questa chest, basta che tengo premuto CTRL più SHIFT e nello stesso tempo clicco, ecco così, e prende tutti gli item, molto comodo. E poi per tutto il resto c'è Mastercard. Questa roba da qui, oddio, abbiamo cosa da cuocere. Vabbè, non siamo impreparati di certo. No, dove l'ho messa la gravel? Gravel. Natura. Allora, oggi ho intenzione di fare una cosa diversa da quella. Innanzitutto abbiamo bisogno di qualcosa per mangiare. E visto che abbiamo avuto la botta di ano della patata, usiamola. Cioè, dico, usiamola.
Ora vi farò vedere come. Non mi ricordo cosa c'era nella chest, perciò sto facendo cibo. Ok, mettiamo questa. Sono un po' lento a mettere le cose a posto, me l'avete scritto e avete ragione. Biatk 1, 2. Abbiamo un po' di bone meal. Buono, buono. Un altro bowl. Quasi quasi me lo prendo. No, sto spostando. Costa troppo. E poi mettiamo a posto questi. Due diamonds. In the sky. In the sky, scusate, in the sky. Facciamo così. Così. Perfetto. Allora, qua non è. Porca rotta. Tu vai qui. Tu vai qui. Perfetto, distruggiamo queste merde. Dobbiamo rifarci tutti, ma dico tutti, gli utensili. O gli utensili. Fatemi vedere che quanto è il volume. 12 potrebbe andare bene. Quando ci vinci una manella devo mettere a 1, perché fanno un casino boia. Ah, è vero, non ho fatto caricare il mondo. Ecco qui. Zoccole. Allora, sì, qui funziona tutto. O meglio, spero che funzioni tutto. Qua prendo queste mele, gratis. Queste te le puoi tenere. Benissimo, qui funziona tutto. E avevo intenzione di fare una farm utilizzando questo. Però prima voglio fare un'altra cosa, no? Tu sei da mettere. Senti, vedi tu dove devi mettere. Facciamo così. Zack. No, ho sbagliato. Vaffanculo. Ok, così se lo smistassolo. Perfetto. E tu che ci fai qui? Ma se ti metto nell'acqua non succede niente. Ho visto che prendevi fuoco. Ti ho visto, lurido. Senti, perché non ti fotti lontano da me? So che tornerai indietro. Ma da 1 a 10? Ti rilancerò, semplice no. Allora, prima di tutto, prima di fare la farm, avevo intenzione di fare una cosa per velocizzare quella di farm. Noi produciamo tanta energia, o perlomeno abbastanza. Però, come vi avevo spiegato forse nelle puntate scorse, insomma, gli Energy Tesseract non passano tutta l'energia che produciamo, ne passano bensì insomma, c'è una perdita di energia nel passaggio. E tutto questo rallenta notevolmente la produzione di legna. Anche se in realtà noi dovremmo avere un pochino, 20 stack esatti. Però noi vogliamo fare di più, perciò faremo questi redstone energy. Eccoli qua, energy cell. Sì, se riesco a scrivere energy cell. Abbastanza semplice da fare. È praticamente la stessa cosa del Tesseract, cambia soltanto il crafting, ma di poco. Allora, ci serve l'Electrum, che forse abbiamo già. In reality, Electrum, Electrum. E poi voglio fare un'altra cosa. Allora, Electrum ne abbiamo. Hardened ne abbiamo. Sì, ce ne servono 4. Diamond pure. Un diamond. Facciamo che prendiamo tutto contatto, così non mi incasino un po' l'inventario. E ci facciamo questo, si chiama Energy. No, scusate, Redstone. Redstone Energy Cell, che ci permetterà di conservare l'energia che produciamo quando non serve. Ma non solo, il resto ve lo faccio vedere quando l'abbiamo fatto. Quanta ne serve di Redstone? Molta, tipo 16 o 32. Adesso ne mettiamo 16. Vediamo quanto riempie. Scusate l'invasione. Oddio, ce ne vuole un casino. Ci vuole uno stack di redstone. Va bene. Oggi devo andare in miniera. Eccomi qua, scusate. Cosa sarebbero i miei video senza le urla altrui? Dicevo, ah sì, dovevamo riempire questo. Ma non ci basta ancora.
Ed è caduto qualcosa nella cassaforte? What the fuck? L'energia sta scendendo come una merda. 325, 850. E zac. Sì. Dai, dai. Manca poco. Ok, questo dovrebbe essere a posto. No. Altre 4, giusto? Sì. E poi me ne vado un po' in caverna. Perché serve. Anzi, in realtà ne dovrò trovare un'altra di caverna. Perché quella che ho trovato ultimamente l'ho praticamente usata tutta. Cioè. Niente, adesso vi faccio vedere come funziona questa. Magari prepariamo il crafting con 3 Electrum. Poi 2 lead. Poi un altro Electrum e due redstone. In pratica ci amplificherà. Allora, adesso non è facile da spiegare, cioè bisogna vederlo perché. Ok, mettiamo questi due lead così. Poi prendiamo l'energy cell frame. Magari se lo mettiamo qui. Ecco qui, questa è la nostra redstone energy cell. Quelli sono i nostri redstone energy bastardi. No, allora. Blow up bastardi. Tardi. Ok, allora dicevo. Andiamo nella farm. Però ci siamo dimenticati i cavetti, cavetti, cavetti. Stammi lontano, stammi lontano. Ti fa vivere per oggi. Allora, prendiamo i cavetti che ci serviranno. Ah sì, qua devo riaumentare il volume. A 14, perché voglio evitare. Oddio. Sì. You has been. No, basta. Allora vi spiego. Se noi. Questa redstone energy cell. Oddio, no, qua no. Riesce a conservare circa. No, con questo non fa. Dov'è? Ho dimenticato veramente. No, ti odio. No, aspetta, non l'ho messa a posto. Perfetto, per fortuna che è abbastanza semplice da tracktare. Sì, avete capito, tracktare, va bene. Allora, mettiamo questa qui. La risettiamo private, resave only, energy a casa. E poi ci mettiamo questa sopra. Sopra. Merda, ho sbagliato di uno. Perché non vi fottete tutti, stronzi? Allora, vabbè, ve lo spiego, intanto che le distruggo. Il giorno dopo. No, dai. Ti odio, ti odio. Va bene? Facciamo così. E poi facciamo. Cosa? Noi diciamo resave, energia a casa. Adesso vedremo che questa si ricaricherà probabilmente. Ecco, come vedete si ricarica. E come vedete si ricarica abbastanza lentamente. Il perché ve lo dico subito. Semplicemente si ricarica lentamente perché noi non stiamo facendo così tanta energia. E in più c'è la perdita dell'Energy Tesseract. E la cosa migliore da fare sarebbe passare un cavo sino a qui. Ma non sarebbe abbastanza. Non sarebbe così tanto conveniente. Perché ci costerebbe un sacco, insomma. Adesso noi stiamo raccogliendo Minecraft Joule. Ok, questo ne portava circa fatte 40 Minecraft Joule per tick, che sarebbe l'unità di misura di Minecraft. Mentre qua possiamo sceglierlo noi quanto fare uscire. Cioè lui conserverà i Minecraft Joule che riceve e poi li faremo uscire secondo quanti ne vogliamo noi. Cioè, se qua arrivano 4 Minecraft Joule, scusate, se qua arrivano 40 Minecraft Joule al secondo. Ok, a noi non ci interessa. Ai per tick, scusate. A noi non ci interessa perché noi ne faremo uscire in ogni caso 100. In modo tale da dare più energia a questi macchinari e farli andare molto più velocemente. Ora ve lo dimostro anche se finiremo subito l'energia. Metto tutto al 100% e vedremo che va molto più veloce.
Vedete? In un attimo taglia tutto. Ok, adesso l'energia non ci basterà perché comunque ne produciamo abbastanza poca. Però sembra per adesso tenere, insomma. No, come vedete. Insomma, quando riesce a caricarsi, cioè mai, però, vabbè. Qua l'energia c'è sempre, è qua che manca, perché ne vuole molta di più. Però va più veloce già così, ma poi se riuscissimo a farla caricare. Allora, facciamo una cosa, stoppiamo il tutto. Ecco, con shift, tenendo premuto shift, vai al massimo o al minimo, insomma. Adesso ne fermiamo tutto, in modo tale che si riesca a caricare. Ok. Dopo, appena, a fine puntata, torniamo e la riattiviamo quando sarà sicuramente piena. E vedremo un po' come va avanti la cosa, insomma. Allora, oggi ho intenzione di fare una farm. Però prima, off camera, adesso andrò un po' in miniera perché ci serve un sacco di materiale. Ma proprio molto materiale, molto. Quindi, vabbè, ci vediamo fra poco. Ci vediamo a frappè. Ciao. Ok, è passato un po' di tempo dall'ultima clip. Scusate, mi metto bene. Ho piazzato una turtle, ho messo un buco 10x10 e ha dato i suoi risultati. Ho cotto la roba che dovevo cuocere dell'altra volta. Pronti? 3, 2, oh, aspetta, qua non ce n'erano 20 di stack, ma io l'ho fermata, vabbè, comunque. Ecco a voi il bottino. Yeah! Ok, non è molto, però per me è moltissimo, perché io amo le turtle, cioè no, non avete idea. Le turtle, oh, è notte, cazzo. Poi ho... Nel buco che ha fatto c'era una caverna, sono andato a visitarlo, ho trovato anche uno spawner di scheletri, però per adesso non lo utilizzare, ma anche perché è un po' lontano, quindi eccolo lì. Da portare, aspettate che elimino. No, ho sbagliato. Come cavolo si... Ah, ecco. Waypoints, remove. Ok. Scusate un attimo, eccomi qua. Allora, dicevo, non mi ricordo. Ah sì, visto che diciamo, ho fatto la scorta per un pochino, non ci durerà molto, credetemi. Ho deciso di fare una cosa. No, che cosa sto usando? Ho deciso di usare una nuova mod, scusate. Ok, forse stavolta ce la faccio. Allora, ho deciso di usare una mod. L'Applied Energistics si chiama. Che sarebbe una... come dire... Com'è che si faceva? Mod.applied? Oppure... Chiocciola Applied? Energy... G-Sticks? Vabbè, comunque, evitiamo. Sarebbe... Come si dice? Un sistema di inventario intelligente che funziona all'energia naturalmente. Cioè, non naturalmente, però dico... Funziona all'energia. E la cosa utile è che... cioè... In pratica è infinita, a seconda della memoria che li create. E per fare questi macchinari serve il quarzo. Adesso non so se ci basteranno due stacche e mezzo, però ci proviamo lo stesso. Al massimo continueremo a stare sull'analogico. Lol. Allora, ci serviranno delle cose. Tutti i macchinari dell'Applied Energistics iniziano con ME. Ecco qui, per esempio ME4K Storage. Sì, il mio inglese è 10 più. Allora, quello che ci servirà per iniziare sarà l'ME controller. E lo facciamo... No, che sto dicendo? Sì, no, sto scherzando. Servirà quello. Allora, ci servirà innanzitutto... vabbè, la chest terminal lo faremo più tardi. Sì, ci servirà il controller. Abbastanza semplice da fare. Quindi, due redstone, un diamond, un silicon che si fa con il quartz dust. Allora, ci prendiamo tutto il quarzo che abbiamo. Non è che ne abbiamo tanto, però vabbè. Ne cuociamo questi. Tanto ci servono. Per fare il cat... Che cos'è questa cosa? Ok, basta. Non perdiamoci in sgualle, in chiacchiere. In chiacchiere. Questo come si fa? Due stick, un iron e due quarzi. Due stick. Allora, un iron lo prendiamo subito. Iron. No, qua, due stick. Allora, due stick, un iron e due quarzi. Salute, grazie. Lo faccio sempre doppio. Non chiedetemi perché.
Ok, prendiamo questa, che è multiuso, quindi non si distruggerà dopo l'uso. Ok, ci metto tutto qui. Perché a metà? Non capisco. Poi ci servivano due redstone e un diamond. Oddio, non così. Ok, gracias. No, dove ho messo? Qui. Quindi redstone e un silicon. Ok. Poi prendiamo questo e lo cuociamo, lo cuocicchiamo, come dire. Ok. E ci renderà un circuito avanzato, un advanced bla bla bla. E con cui ne potremo fare questo. Quindi sono 4 quartz e 4 iron. Ah, il quarto ce l'ho già adesso. 4 iron, sì. Ho fatto un casino? No. 4 iron. 4 quartz. Merda. Allora, 4 iron e 4 quartz. Perfetto. L'ME controller, che è la parte... in pratica è la centralina, la parte più importante. Dovevo portare energia qui, ma quello lo vedremo più tardi. Tanto non dovrebbe essere abbastanza... Non dovrebbe essere difficile, cioè... Poi ci serve l'ME drive, che è un'alternativa... Allora, funziona così. Di solito si usano queste, l'ME chest, con una memoria. Che sarebbero queste, sono degli hard disk in pratica. Ok? Che si inseriscono in questa chest e tramite questa chest, aprendo la chest, avremo un sacco di spazio. Ma noi vogliamo una cosa un pochino più facile da utilizzare, più economica, per modo di dire. Quindi useremo questo, le ME drive, che sarebbero, in pratica è un rack. Avete presente i server? Ecco. Questo è esattamente, allora, tipo 8 o 10 rack, scusate, non stack. In pratica ha 10 spazi per mettere 10 hard disk e poi si accederà a tutti questi hard disk insieme senza dover scegliere hard disk 1, hard disk 2 e farà un raid e il raid sarebbe insomma come se fosse una li aggiunge tutti in modo tale che come se fosse un hard disk unico e a questo hard disk unico si accede tramite le ME dov'è? Bla 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 non lo trovo eccolo qui no no non lo trovo ME no non lo trovo. ME Access Terminal oppure l'ME Crafting Terminal che ho già passato e tutto ci renderà la vita più semplice. Poi vi dimostrerò come. Allora, questo l'abbiamo fatto. Ora ci serve stavo dicendo l'ME Drive, quindi 4 iron. No, prima facciamo questi innanzitutto. Quindi 4 redstone, 2 gold. E tutto il resto ce l'abbiamo. Allora, 4 redstone, 2 gold e 2 silicon. Questo lo lasciamo qua. Questi li cuociamo. Se ci arriviamo, perfetto. Questa mod è una delle più belle che c'è in questo pacchetto. Cioè, una delle più belle perché veramente ti semplifica la vita. Anche se uso un casino di energia, però vabbè, sono dettagli. E poi è accettabile in confronto a quello che fa. Allora. Ci servono questi, no, 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 che faccio? Così? Allora, M drive, ecco appunto. Allora, una chest, due glass, una chest, due glass, quattro iron. Allora, una chest e quattro iron. Abbiamo fatto un'altra parte, cosa ho sbagliato? M basic processors. 4 iron, 2 glass. E una cesta. E no, basta. Iron ingot. Glass, iron. ME basic processor. Chest. Non capisco. Anche gli IT sono uguali, ma che succede? Boh, proviamo a fare una chest normale. Quindi. ME drive. Sono. Oddio. 4 iron. 2 ME basic processors. Una chest. E 2 glass. No, scusate, davvero non capisco.
Allora, 0265, 0265, poi 0020, 0020, poi 0054, 0054, 44, 62, 18, è tutto uguale. Allora, non so cosa dirvi, lo citerò, naturalmente buttando, allora, chest, 2 glass, 4 iron e 2 base processor. Non capisco, comunque vabbè. Mi dispiace, però è l'unica cosa che mi viene da mente da fare. L'ho fatta alla luce del sole, cioè non è colpa mia, davvero, non capisco. Boh. Vabbè, continuiamo, speriamo che sia solo quello. Magari un bug. Ok, dai. Allora, dicevamo, abbiamo l'ME controller, l'ME drive, ci serve l'ME crafting terminal. Dobbiamo trovare. Eccola qui. ME crafting terminal che si fa con un ME access terminal, che si fa con un conversion matrix, che si fa con un ME basic processors. Allora, facciamo questo innanzitutto. Quindi serve un gold, 2 redstone. Ok, lo mettiamo a cuocere, poi ci serve, però facciamo così, no, ME crafting terminal, così non ci perdiamo, non mi esce la R così, ok, problemi mentali, poi ci serve, allora, innanzitutto dobbiamo fare questa, ok, quindi facciamo un conversion matrix con 2 redstone, 4 iron, 2 redstone e 4 iron innanzitutto. Ok, conversion matrix, poi in conversion matrix lo dobbiamo mettere tra 4 iron e 3 glass. Ah, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, questo, e poi dobbiamo fare un quartz coso, ME cable, che si fa con 2 quartz e una redstone, giusto? Sì, no, scusate, ah, oddio, ci vuole un po' di glass. Mettiamo a cuocere subito un po' di sand. Oddio, l'industrial craft non la stiamo usando praticamente. La useremo molto presto, credetemi. Appena avremo un pochino di energia, cioè appena riusciremo a produrre un bel po' di energia, vi farò vedere come utilizzeremo l'industrial craft. Ma intanto voglio riattivare. No, magari di notte non è il massimo. Facciamo la nanna e poi andiamo subito ad attivare la farm di legno. Visto che l'abbiamo fermata prima per fare quella prova. Soccorriamo! Se è pieno naturalmente, se no non la riattivo ancora così. Insomma, oddio che alberi che crescono, mamma mia. Vediamo un pochino. No, ce ne vuole ancora un bel po'. Vabbè, in effetti ha ragione. Perché ho scaricato il chunk quando sono andato là, quindi. Ho la voce un po' rauca. Senti, il tuo rumore mi fa incazzare. Per colpa tua ho finito tutti gli utensili. No, vabbè, ho finito la spada con. In pratica in caverna ho finito tutto. Sapete quelle caverne che vi trasportano? Vi dicono, vieni qua. Va bene. Facciamo così. Sono 6 glass. Scusate un attimo. Eccomi qua, scusate. Chiamata. Come al solito. Che interrompe i nostri piani. Allora, quartz fiber. Ne facciamo anche un po' di più. O magari no. Va bene. Allora. Vabbè, finiamo di cuocere questo. No, cosa sto facendo? Servono 16 pezzi di redstone. Ok, facciamo così. Li mettiamo così. Abbiamo fatto gli ME cable che ci servivano. In realtà qua ce ne serviva uno. Abbiamo fatto l'ME access terminal che ci potrebbe bastare già così, ma noi vogliamo quella più avanzata, quindi ci serve basic processor e 4 redstone. Poi un gold, poi 2 redstone e poi tutto il resto ce lo dovremmo avere qui. Facciamo così, facciamo così, facciamo così, 1 e 2 e
facciamo questo, che mettiamo subito a cuocere. E ci facciamo un altro basic processo. So che il crafting è un po' noioso, però me l'avete chiesto voi. Non ci posso fare niente. Ok. E adesso dobbiamo mettere questo. Poi non mi ricordo. Va bene? Ok. 4 redstone e 4 quartz. Perfetto, adesso abbiamo tutto, credo. Più o meno. Sì. Sono 2 glass, 4 iron. Ah, il glass ce lo dovrei avere qua. 2 glass. Anche se ho sbagliato posizione. No. 4 iron. Poi ci serve una crafting table. La crafting table non riusciremo mai a craftarla. La crafting table. E 4 iron. Ok, adesso abbiamo tutto l'essenziale per iniziare a usare questa mod. Allora adesso. Ah no, 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 fermi. Ci manca qualcosa. La memoria. Adesso faremo la 4K, che è la più semplice da fare, perché sennò rimarremo qui tutta la mattina, insomma. È un casino mondiale. Ok. No, qual era quella? Allora, facciamo così. Storage. Sì, grazie per le urla. Sì, avete ragione tutti, però adesso state zitti. Ecco, facciamo questa, che è già più semplice. Allora, ne facciamo 5, perché mi va. Sì, 1, 2, 3, 4, 5. Sì, ne facciamo 5, allora. Allora, 20 redstone, 20 quarzi. Ah, no, che faccio? Ma che faccio? Se devo fare 5, ci servono 5 di questi, giusto? Quindi ci servono 10 redstone e 5 gold. No, sì, no, no! Oddio. 10 redstone. Ma che cazzo sto facendo? 2 per 5, 10. 1 per 5, 5. Semplice, no? 5 redstone. Vabbè, mi sto flippando, scusate. E non sarà l'unica volta in cui succederà. No, sto facendo una cassiata perché ho tutto qua. Perfetto, nel frattempo continuiamo il craftings. Così. Facciamo 4, 5x4, 20, 4x4, 16. Ma che cazzo sto facendo? 20, 20 redstone, va bene? Non mi ricordo più il crafting. Ok. Oddio! Ce la posso fare. Ok. Siamo così. No, ho sbagliato. Vabbè, non fa niente. Io non sbaglio mai. Cosa dici? Ma cosa dici? Mettiamo questi. Ho visto bene o ho visto male? Ho visto bene. Perfetto. Allora, ci siamo quasi. 5x3, 15. Ok. Quindi 1, 2, 3. Poi ci servono 10 glass. 15 ferri. Facciamo così. Facciamo così. E poi così. 15 ferri. E quindi 5 glass. Ah no. Non mi ricordo più la il crafting. Ok, 3 pezzi di farro. Ah, è vero, non sono accumulabili, come dire. Ok, benissimo. Ora vi faccio vedere come funziona. Allora, innanzitutto leviamo questo. Sbaglio sempre. Ok. E qua piazziamo crafting terminal e l'ME controller. Questo e questo. Allora, qua serve energia. Ho fatto bene a farla di due nel tetto del secondo piano, o il pavimento del primo, naturalmente dipende dai punti di vista. Facciamo così. I cavetti ce li abbiamo, per fortuna, mente fortuna. La corrente ce l'abbiamo già qui, perciò non dovrebbe essere un problema troppo difficile da, no, non un problema troppo difficile, intendo, non dovrebbe essere un problema, insomma. No, ho sbagliato. Allora dobbiamo arrivare di 1, dobbiamo andare ancora avanti di 1, ecco.
Ok, sto facendo un casino di quelli mondiali. Facciamo così, un attimino. Basta collegarne uno. E poi si collega anche l'altro. Automaticamente, visto che sono a fianco. Solo che così. No, no, no. Stiamo facendo un'emerita strunzeita. Merda. Ecco qui. Grazie per le urla. Sì, no, ma avete tutti ragione. Però ci conviene usare. Sono un coglione. E mi sono rotto le palle. Ecco, facciamo una cosa del genere. Cioè, sto distruggendo metà casa, anzi tutta. Alla prossima picchio qualcuno. Eccomi qua. Dicevo. Devo collegare la corrente del macchinario e collegarlo anche con altri tubi. Questo, non so proprio come farlo. Fatemi pensare. A meno che. Ma sì, ma sti gacchi. Ma perché è sempre notte? Facciamo così. Oddio, sto distruggendo metà casa. Facciamo così un attimo. Scusatemo. Anche le cornacchie adesso. Va bene così. Facciamo così. In modo tale che si possa collegare il tubo dietro. Ora vi faccio vedere come. Facciamo così. La corrente la facciamo passare là dietro sostanzialmente. Mi sta venendo una crisi di nervi, sappiatelo. Facciamo così. Zac, zac, zac. Ok. Lo facciamo scendere qui. No, non dovevamo far scendere in effetti. Allora, sono un casino, lo so. Facciamo così. Perfetto. Fatemi vedere che colore deve essere. Naturalmente non si vede. Ma porca di quella puttagna. Blu. Ok. Devo sbranciare. La risposta è nothing else matter. Ok. Ora ricreiamo il pavimento. Così. Questo lo possiamo eliminare. Anche se qua si vedrà il tubo. Stigazzi. Come si suol dire. Perché alla fine. Questa è una specie di. Boh. Sì, timer. Sono sicuro che è finito il tempo, però. Sono sicuro anche che tu mi aggiungerai 6 minuti. E forse anche di più. Conoscendomi. Allora. Qua richiudiamo il tutto, come vedete l'energia è piena. Ora dobbiamo fare un'altra cosetta. Sono un coglione. Dobbiamo fare altri cavi, ecco cosa. No, fermi tutti. Ci serve una project table. 1, 2, 3. Ci serve il glass. E poi ci servono. Quanti ne ho fatti? Scusate. Ok, 40 pezzi di razzo. In questo modo ho fatto gli MA cable. Tanto ne ho fatti molti perché ci serviranno. Mi sa che ci servono anche adesso così tanti. E faccio un collegamento diretto. Spero solo di riuscire a trovarla al primo colpo. La risposta è no. Sì. Bravo, spiga 98. Qua possiamo anche chiudere per evitare niente. Perché voglio chiudere, va bene. E poi facciamo scendere un cavetto così. Zac. Questi sono i cavi della, come si chiama? Come si chiama? Che passano l'energia. Oltretutto. Come vedrete si sono accesi. Ora noi li facciamo stile, come dire, figata. Zum 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 zum. E avremo un sacco di memoria. Ora vi faccio vedere. Allora, qui innanzitutto vediamo che l'energia è a posto.
E qua, come vedete, se noi shiftiamo, ci manderà tutti gli oggetti qui dentro. E se noi dobbiamo cercare, tipo, adesso metto una crafting table, se mi serve la crafting table, scrivo crafting table e ce la troverà. Ora, passo gli oggetti, tutti gli oggetti che ci sono nella casa in questo store e ci vediamo fra poco. Sì, magari se sto... Eccomi qua. Allora, come vedete, tutte le chest che abbiamo... Che avevamo, anzi, le ho riassunte tutte qui dentro. Allora, ora vi faccio vedere. Nei rack, nel server, lo chiameremo server questo. Vedete, ci sono dei LED. Questi sono verdi perché vuol dire che sono vuoti, come vedete. Ho quasi riempito il primo slot, il che mi fa pensare che cazzo quanto sono grandi, perché ho messo tanta di quella roba. L'unica cosa che non ho messo sono queste cose che abbiamo in grosse quantità. Perché ci riempiono spazio inutilmente, cioè poi sono carini da vedere i barrel alla fine. E poi non ho messo le cose non cumulabili, cioè tipo gli strumenti per esempio non li ho messi perché sprecherebbero uno spazio per niente, perché poi se noi mettiamo un altro oggetto uguale non può stare sopra, quindi occuperà un altro spazio e questo ci occuperà più memoria. E poi non ho messo i macchinari. Macchinari compresi anche la mining turtle. Mentre i tubi e tutto il resto sì. Questo però mi ha rotto un po' le balle perché ci carico senza farla apposta. Vabbè. In realtà questa fornace può essere eliminata. Sì. Questa la spostiamo. Qua c'erano gli strumenti. Strumenti. E come vedete, per craftare... Allora, innanzitutto shiftando così partiranno subito, poi per craftare basterà fare così. E lei in automatico, se tipo noi vogliamo fare, che ne so, i copper nugget, abbiamo messo un copper ingot qua, possiamo continuare finché il copper non finisce. Una cosa bellissima. Ne possiamo fare anche così. Lo buttiamo dentro, poi facciamo così, shift, e ci usa tutto il materiale che avevamo per fare le cose. Ho dovuto fare un upgrade di nuovo. No, dov'è questo? Anche se è abbastanza semplice, sono 8 gold e un iron al centro, perciò vabbè. Anche se in realtà non serviva perché è vuota, però era per farle uguali, insomma, non mi piaceva che fossero diverse. Niente, qualcos'altro da dire, fatemi pensare. Ah sì, grazie a questo potremmo fare un sacco di cose, cioè adesso non mi viene in mente niente, però vabbè. Poi lo capirete. Ora mangiamo e poi vi saluto perché il tempo è finito, però prima... Ah, mi sono dimenticato una cosa. Questo. Ah, e poi devo vedere una cosa. Non mi ricordo se era qui. Va bene. Dobbiamo andare subito ad riattivare il tizio. Ma ho il volume bassissimo? No. Lurido cagno. Dove scappi? Stavolta mi ha rotto i baldi. Morirai. Ma cosa vuoi? Ah, già. Allora, vediamo un po'. Ma sì, lo facciamo all'inizio della prossima puntata, dai. Oggi... Ah, questo... Sì, forse l'ho fatto come, non mi ricordo, la mia memoria... Comunque l'ho dovuto fare perché ho collegato la corrente da dietro. Ok, perfetto. Ritiro questo e poi ci salutiamo. Allora, io sono Spiga98, se vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi, condividete. Vi aspetto sempre sul mio canale YouTube naturalmente, poi su Twitter, su Google Plus e sul mio sito spiga98.x10.mx. Vi ricordo di seguirmi quindi su questi social network e sul mio sito. Consigliatemi qualcosa da fare se volete qualche guida o roba del genere, insomma, anche se non c'entra con Minecraft, qualsiasi cosa. Io la farò, non c'è nessun problema. Niente, io sono Spiga98. Ciao a tutti. Ciao.